Signori, non vi arrabbiate per la storia che ho fatto. La storia che ho fatto è una storia dovuta perché noi dobbiamo sì tifare Ternana, ma poi alla fine essere anche concreti quando evidentemente non si può più ottenere nulla. E non è la fine del nostro avversario che fa iniziare la nostra vittoria. Il prossimo anno io voglio vincere il campionato, o meglio, io voglio andare in Serie A. Io non voglio sentire se e ma. Per me mi dispiace per chi scende dalla Serie A e mi fa tanto piacere per chi arriverà dalla Serie C, ma non me ne può fregare di meno. Il campionato di Serie B è un campionato sinceramente di poco conto, di poco valore, mi scuseranno tutti gli altri presidenti e gloria a chi vince, ma chi perde è proprio un coglionazzo. Detto questo, il prossimo anno noi faremo di tutto per andare in Serie A, perché coglionazzi siamo già stati quest'anno. Arrivederci a tutti. Allora, ora devo mettere il telefono in carica e poi dopo vi racconterò invece due storie. Una storia, come ho già detto una storia vera, già accaduta, una bella storia che abbiamo vissuto, diciamo, io in prima persona, ma poi ha vissuto tutta Terni. E poi vi racconterò invece tutta una storia di fantasia che già mi hanno sconsigliato. Quindi sono parole forti quelle della seconda storia. La prima narrazione la potete ascoltare tranquilli, bambini, anche chi ha il cuore debole. La seconda storia no, è una storia che devono ascoltare solo le persone molto forti, coraggiose, le persone che non temono le parole spese, le persone che non temono di fare figuracce in futuro, quelle persone che sanno esattamente che per creare qualcosa di importante bisogna rischiare, rischiare molto. Quindi la seconda storia non è per tutti. Fra un po', dopo che il telefono sarà caricato, prima per tutti, seconda no. La prima storia, quindi il primo mito è questo. Forse nessuno sa, o pochi sanno, che l'anno scorso io ho fatto tutto il campionato con ai piedi un paio di scarpe, un paio di scarpe marroni ormai consumate, distrutte, lise, delle Church, c'entrava anche l'acqua. E queste Church erano praticamente chiamate da me B scarpa. B scarpa. La B scarpa, cosa ha fatto la B scarpa? Ha fatto tutto il campionato, ha fatto solo 34 partite su 36. E le ha vinte tutte. La biscarpa è una scarpa imbattuta. In questo momento la biscarpa sta in una teca dove c'è scritto sopra biscarpa, le scarpe imbattute dell'anno calcistico che ci ha visto entrare in Serie B. Una storia bellissima, scarpe da leggenda, andranno nel museo. Alla prossima storia. Attenzione, quelle che state vedendo sono le scarpe che hanno fatto tutte le partite del campionato di Serie B di quest'anno. Vedete come sono ridotte? Anche dentro di loro c'entra l'acqua. Ora, queste scarpe hanno un nome, si chiamano A scarpa. A scarpa sarà praticamente la scarpa che sarà utilizzata per le 38 partite che faremo l'anno prossimo. Guardate com'è ridotta la scarpa, è rovinata, è rotta, ma è una scarpa di esperienza. Ha fatto tutto il campionato di Serie B quest'anno e a scarpa è pronta per fare il prossimo campionato. Un campionato duro, particolare, dove l'obiettivo è quello di onorare e far entrare in una teca anche a scarpa. E a scarpa quindi ci accompagnerà. Questo video non è consigliato ai deboli di cuore e a coloro che hanno paura di fare figuracce. A scarpa, signori!